Non c'è patria. Sì, dicevo, non c'è patria senza legalità. Ed è con noi uno dei padri fondatori della patria, il giudice Romano De Grazia, che ci parlerà di una legge che si chiama la legge Lazzati. Portate la sedia per il giudice, così lo facciamo accomodare perché ha un problemino alla gamba. Ci parlerà della legge Lazzati, una legge che noi templari federiciani abbiamo sposato fin quanto non sarà approvata in tutte le sue parti. È una legge che abbatte il potere politico mafioso, che è colui, il potere che affama i popoli, che rende poveri, che non dà dignità e né libertà. Purtroppo lo Stato vive con due facce della stessa medaglia. Una fa la politica, l'altra fa il malaffare, ma si dividono il territorio, non si combattono. La legge Lazzati è fondamentale per rompere questa spirale di illegalità travestita da malcostume dello Stato. Giudice Romano De Grazia, grazie per tutte le sue battaglie, seppur ancora giovane e con qualche acciacco della giovinezza, gira l'Italia per far conoscere e dare speranza ai giovani, perché con la legalità ci può essere un futuro. A lei la parola, grazie a tutto, da tutti noi e di tutta Siracusa. Grazie, chiedo scusa se io sono costretto a sedermi, a volte mi vergogno perché purtroppo non riesco a stare molto all'impiedi, e allora comunque l'importante è esserci in mezzo a voi, e perché questa è la seconda volta che vengo a Siracusa, e grazie all'invito del maestro che l'uomo della provvidenza mi ha fatto incontrare per portare avanti un progetto che va al di là dell'antimafia di parata, che va alla sostanza del problema. E noi mandiamo un monito: i templari sono con Romano De Grazia, col centro studi Lazzati. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa, perché guardate, il malaffare, la mafia ha bisogno del potere, ha bisogno, e quand'è che entra dentro le istituzioni elettive con effetti devastanti al momento della raccolta del consenso. Io elaborai questo progetto normativo nel 1993, dopo la strage di Capaci, dopo la strage di Via D'Amelio. Poi ho girato per tutte le università, soprattutto alla ricerca di giovani, perché ho riconosciuto che hanno dentro quello spirito guerriero che dentro li rugge. E allora è lo stesso appello che Papa Bergoglio ha lanciato e lanciava ai giovani di Capocabana, ai giovani al di là delle ideologie, al di là dell'identità culturale. Diceva: giovani, non fatevi rubare la speranza. E allora, di fronte a quegli avvenimenti tremendi dove lo Stato dimostrava la sua debolezza di fronte al potere mafioso, ho detto: qui bisogna
elaborare un progetto normativo, perché va bene le manifestazioni in favore della legalità, però occorre, ecco, antimafia concreta, occorre un progetto. E questo progetto porto avanti anche perché io ho avuto la fortuna di conoscere un uomo, un cattolico, che è stato del rettore magnifico dell'Università del Sacro Cuore, Giuseppe Lazzati. Andai, emigrai a Milano, dovevo aprirmi un varco per trovare un'occupazione, e ognuno di noi ha l'occasione per imboccare la strada che porta a Damasco. E incontrai quest'uomo, il quale faceva riferimento ai valori della Costituzione repubblicana, parlava della libertà, della democrazia, della giustizia, della solidarietà, al di là delle appartenenze, perché diceva sempre: non c'è una giustizia di destra, una giustizia di sinistra, non c'è una libertà di destra, sono valori che vanno al di là dell'ideologia. E invece di costruire muri, costruiva ponti. Ecco il grande messaggio. E allora ho elaborato, ho fatto questa premessa per dire, qualcuno prima mi ha intervistato e mi ha detto: giudice, ma voi siete andato presto in pensione. Sì, ho anticipato di 4 anni perché avevo subito delle tempeste, dei dolori, e allora cercavo questo rapporto anch'io dei giovani per parlare di questa legge Lazzati, perché guardate, mi fa rabbia che si giochi all'antimafia, mi fa rabbia, perché d'altra parte avete mai trovato un politico che avesse detto che a favore della mafia? No, tutti contro la mafia. Bisogna intendersi, ecco perché ho elaborato questo progetto normativo che viene boicottato dal palazzo, dalle informazioni. E aver incontrato il grande maestro, sensibile a questo discorso della concretezza, del riferimento a questi valori sanciti nella Carta Costituzionale, è stato per me gratificante. E non ho modo e occasione per dire grazie per questa battaglia. La legge Lazzati è di una semplicità unica nel nostro ordinamento. E il sorvegliato speciale, che tale è dichiarato dopo 3 gradi del giudizio, chi è ritenuto socialmente pericoloso non può votare, però l'istrazione del legislatore può raccogliere il voto degli altri. Questo è il giuramento. Com'è? No, dico, ho detto. Si fa un saluto ai legionari della protezione civile. E allora ho detto io: ma che stato di diritto è? Se il mio voto, perché socialmente pericoloso, non lo posso dare, però se ne raccolgo 10, 100, 1000, 10.000, i miei voti sono validi. E allora bisognava eliminare questa stortura, ed ho trovato la lotta, perché a questi pacchetti di voto non vogliono rinunziare,
Assolutamente, allora ho fatto questa legge che poi vedrete, sarà distribuito il testo. Poi fu approvata dal Parlamento, però introducendo delle anomalie che la rendono inapplicabile, cioè è previsto il divieto di fare propaganda elettorale in favore, è previsto in favore di candidati o simboli, però è previsto questo divieto ai sensi, hanno introdotto un emendamento, maestro, ai sensi della legge numero 212 del 1956. Io non ero in Parlamento, la curavano altri. Questa legge, l'approvazione, l'iter, e che cosa era? Il divieto di affiggere manifesti o di distribuire santini. Vedete, se i boss si interessano durante la campagna elettorale di distribuire santini, cioè è ridicola, ridicola. Allora, ulteriore sforzo da parte mia di correggere la mia stessa legge eliminando le anomalie, se non che chi si preoccupa di proteggere questa classe politica, al di là, ecco, non strumentalizzo assolutamente il mio discorso, sì, di liberare di questa anomalia. Ho lottato da quando fu presentata del 1993. 1993 fu approvata nel 2010, con queste anomalie che la rendono inapplicabile. Io ho raggiunto la veneranda età di 80 anni, 81. E sono, dico sempre, sono alle soglie dell'eternità. No, il Padre Eterno. Luciano, grazie. Il colonnello Giganti mi ha detto che lui è interessato e farà di tutto per portare avanti la legge con i suoi legionari. A 3 ore che mi fa segnali, gliel'abbiamo detto. Grazie. Colonnello Giganti, grazie. È perché ho passato momenti brutti di solitudine, di delusione. E comunque giganti del diritto, quale Vittorio Grevi, professore di procedura penale all'Università di Pavia, Federico Stella, il numero uno del diritto penale italiano, Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte Costituzionale, hanno espresso applauso alla legge Lazzati. Vittorio Grevi, che ha commentato il codice di procedura penale, ha voluto che io spiegassi agli alunni, ai suoi studenti, questa legge che è di una semplicità unica. Tu, sorvegliato speciale, così come non puoi votare, infatti non vota, così non puoi raccogliere il voto degli altri. È chiaro? E le forze dell'ordine durante la campagna elettorale sorvegliano il sorvegliato speciale, perché l'unico dato che emerge, e poi termino, è l'unico dato che emerge durante la campagna elettorale, qual è l'appoggio, qual è che le diverse cosche hanno dato ai personaggi politici. L'abbiamo avuto in Calabria, è risultato rapporto della polizia che De Gaetano è stato appoggiato dalla cosca dei Tegano. Beh, qual è il divieto? Non c'è nessun divieto, quindi quale contestazione possono fare?
Questo. Grazie. E allora, io hanno istituito la giornata della memoria. Giornata della memoria è giusta per le vittime della mafia. Ma viva Dio! Istituzionalizzate il divieto di attività di raccolta del consenso durante la campagna elettorale. No, questo no. E allora ho elaborato, vi sarà distribuito, questo progetto normativo. Io continuo a girare finché il Padre Eterno o Madre Natura mi fa sopravvivere, però ho bisogno di voi, ho bisogno degli uomini di buona volontà, perché ho lanciato una sfida culturale. Per questa sfida culturale, che il Sud non è solo mafia, il Sud ha talento, estro, fantasia, professionalità per trovare questa soluzione. Questa è la mia grande sfida culturale che vorrei vincere. Giovanni Falcone diceva: è già molto quello che sono riuscito a fare per essere povero, per essere, è già molto quello che sono riuscito a fare. Gli uomini muoiono, le idee restano e camminano con le gambe degli altri. Io dico dei più giovani, Ondo Milani, che diceva, Don Milani, che vale avere le mani pulite e il monito alla società civile se si tengono in tasca. E allora portiamo avanti questa legge Lazzati. Io ho fatto il giudice della Suprema Corte di Cassazione, poi, come vi dicevo, ho avuto grandi dolori e poi ho preferito il rapporto, portare avanti questa legge, e mi sono dimesso. E allora grazie per avermi dato questa possibilità, maestro, e voglio, io sono stato anche a Messina, quindi ho fatto processi di mafia in Calabria e a Messina e in Sicilia. E allora mi viene in mente, per onorare questa vostra terra, perché è un momento di degrado, è inutile essere ipocriti. Le istituzioni non godono di buona salute, diciamo, usiamo un eufemismo, di buona salute. Il mondo è alla rovescia, il mondo è alla rovescia. Poi dico, vi voglio recitare una poesia di Salvatore Quasimodo, per omaggio, quando e come, a proposito della guerra, dei valori che vengono meno, e come potevamo noi cantare col piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati sulla piazza, sulle erbe dure di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio, crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici per voto, anche le nostre cece erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Grazie. Grazie al giudice Romano De Grazia. Allora, c'è l'impegno del colonnello Giganti a portare avanti questo suo messaggio, e l'impegno adesso se lo prende formalmente.
Okay.